Gianni Colagione, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui all'Hotel Summit di Roma, seconda giornata, siamo verso sera ormai, in compagnia di Rocco Berardo, consigliere regionale della Regione Lazio, che vediamo molto stanco, un po' anche se si può dire scazzato. Cosa ci dici? No, che non sono stanco e non sono scazzato, anzi sono molto felice di rilasciare queste dichiarazioni e quindi fatemi le domande e io risponderò al vasto pubblico che ci segue. Allora, il vasto pubblico vuole sapere intanto se, questo lo chiediamo a tutti gli ospiti importanti, attenzione, il miracolo pannelliano della partecipazione si sia realizzato, secondo te? Beh, sì, c'è stata una moltiplicazione di uomini e di donne per tutto il congresso, è stato il congresso più lungo che si sia mai visto in termini di estensione e profondità della sala, quindi addirittura servivano due schermi per raggiungere gli ultimi della fila, quindi è stato un miracolo che è abbastanza riuscito fino adesso, quindi speriamo che la presenza si mantenga e credo che ci siano tutte le condizioni perché questo possa essere. Ottimo. Senti, c'è un modo per inserire la Regione Lazio con le tematiche del transnazionale? Bah, sì, perché per esempio la Regione Lazio sta a 1 chilometro in linea d'aria da questo hotel. E in effetti il Consiglio regionale del Lazio, che si trova a 1 chilometro in linea da questo hotel, vede intorno a sé il vuoto, un po' come questo hotel, ed è per questo che secondo me la densità dei congressisti permane anche durante la giornata, perché nessuno può scappare fuori, infatti c'è insomma il deserto e più in là c'è anche Malagrotta, e quindi non è che uno scappa e trova solo di peggio, più si allontana più trova di peggio, quindi è meglio che si ferma qua e poi se ne va quando è finita, quando non c'è più niente da fare qui. Due paroline su questa piccola Svizzera che è Malagrotta? Beh, Malagrotta è presente più che come nel senso della vista, nel senso dell'olfatto, perché ci si accorgerà se si esce da qua e si cammina un po' in fondo verso la parte che va verso il Consiglio regionale, che la presenza è forte, no? Quando il vento spira dalla parte sbagliata, cioè verso la nostra, Malagrotta è veramente la pattumiera che abbiamo lasciato dentro casa, non l'abbiamo buttato, e che insieme a tutte le cose che sono state sversate da organiche e cioè inorganiche che fanno tutto il fermento possibile, creano quell'odore, quindi è qui vicino, speriamo che prima o poi è già esaurita, però che prima o poi si smetta di buttare il tal quale, come si dice, dentro Malagrotta. Tanto diciamo per la platea umana che ci segue, ovviamente in tutto il mondo e forse anche oltre, che Malagrotta è la discarica più grande d'Europa. Famosa e più grande d'Europa. Noi abbiamo la discarica più grande d'Europa, quindi non so se fa parte di una delle. No, no, forse non ci saranno le sette meraviglie e forse ci sarà la parte opposta, le sette schifezze, non saprei come chiamarle. Sicuramente cioè, Malagrotta ce l'abbiamo noi. Ringraziamo Rocco Berardo. Non siamo arrivati ai 10 minuti, non siamo arrivati ai 10 minuti, ok, continuo. Possiamo arrivare a... Allora, d'accordo. Possiamo parlare anche delle iniziative insieme all'altro nostro consigliere regionale che è Lusso di Vita, le iniziative diciamo radicali? Vabbè, tu la vuoi fare seria allora la cosa? Io pensavo di essere arrivato alle pagine dello sport. Si salta da una cosa all'altra. Lui è juventino e in effetti il lunedì ci sarà la prima partita in 3D Roma-Juventus, quindi in realtà non faremo parte dello stesso gruppo, ma saremo di opposte fazioni nel medesimo stadio e quindi i gruppi si divideranno. Ecco, questa è la cosa che ti posso dire. Si sono fatti politici importanti. Il fatto che sia la prima partita di calcio di Serie A trasmessa in 3D può avere una rilevanza anche politica, volendo. E poi insomma, siccome la Roma ha vissuto sempre il regime del calcio, io credo che siamo in tema, potremmo
fare un approfondimento su questo, però sì. Se proprio il tempo è concluso. Non è concluso, e anzi una suggestione su Luis Enrique ci sta bene. No, Luis Enrique è malato di fenomenite, e questa è la cosa. Quanto gli diamo? Gli diamo poco, lui è chiamato dai giocatori, mi pare di aver sentito che lo chiamano Zichichi, proprio perché fa lo scienziato, è uno scienziato pazzo, e in effetti sperimenta dentro il campo cose mai viste, tipo giocatori di difesa a centrocampo, quelli di laterali al centro, quelli davanti dietro, i più forti in panchina, quelli che segnano per punizione non vengono convocati, quindi... C'è tutta una cosa scientifica, un metodo che però... No, avanzerei anche qualche sospetto su chi è che ha coniato questo simpatico soprannome. Zichichi? Ce l'ho anch'io. È lo stesso che ha detto, facendo lo spot per Sky della partita in 3D che ci sarà lunedì, non so se l'hai sentita, ha detto io ci sarò, no, dice c'è la partita in 3D. Lunedì sera Roma-Juventus, la prima partita spettacolare, tutto quanto, voi ci sarete? Io ci sarò? Speriamo. È fantastico. Ma a questo punto possiamo rivelare chi è? Zichichi, Totti. Totti, non so se lui abbia coniato no, è soltanto così un sospetto. Il nome, però, insomma, è talmente simpatica che non può, forse potrebbe essere lui. Ma visto che dalla Coppa mi sembra ci sia poco da ottenere, mi pare di capire, un commentino su questo Napoli che invece decolla? Il Napoli non lo seguo. No, dove gioca? Gioca in Serie A pure in Napoli? Gioca in Serie A e anche in Coppa, ha dato delle mazzolate, adesso mi ricordo all'altra... Ah, sì, quello l'ho visto, pensavo che giocava solo la Champions League, perché mi sembrava che giocasse solo la Coppa dei Campioni, come si chiamava una volta, e invece non fosse interessato molto al campionato, quindi non mi ero accorto. Io seguo solo la Roma, cioè ho questo problema. Cioè, tu vai giustamente allo stadio e guardi solo la Roma, l'avversario non conta, guardi solo la Roma. Cioè, so che c'è la mia squadra che c'ha quella maglia, poi l'altra è solo quella da battere. Sta lì a fare da pizzeria. Ok, è proprio così. Tu pensa che dopo essere stato invitato in varie trasmissioni, nelle varie radio di Roma che parlano per, non so, 9 ore su 10 di calcio e la restante ora è dedicata o ai giornali radio o alla musica di stacco, diciamo, quindi il resto è... Poi c'era una cosa residua che purtroppo ci chiamano a noi per dire allora cosa è successo al Consiglio regionale del Lazio, io soffro perché li sento tutto il giorno che parlano di calcio e quando arrivo io mi chiedono questa cosa. E siccome ho avuto la fortuna di fare un dibattito con un consigliere regionale della lista Polverini, quindi della maggioranza, e io che rappresentavo l'opposizione, che è l'ex medico della Roma, che è Brozzi, il dottor Brozzi, che non è più il medico della Roma, ma lo è stato durante lo scudetto per molti anni, eccetera. E allora non mi è parso vero quando gli hanno iniziato a fare domande di calcio e potevo, diciamo, corrispondere anch'io alle considerazioni, e lì mi sono veramente liberato. Quindi io ti ringrazio che tu mi hai dato questa opportunità. Grazie alla TV Radicale che... Sì, non è più TV Radicale, infatti abbiamo soltanto un punto interrogativo, tanto per l'informazione che ti diamo, è un qualcosa che si sta ricostituendo, ma siamo, per il momento siamo noi, I video registrati e diffusi da Compagni Radicali. Bravo, ottimamente. Ultima domanda, ma la Polverini è della Lazio? Ma la Polverini è di tutte le squadre che gli capitano davanti, no? Cioè, a differenza mia che sono solo della Roma e che non vedo le altre squadre, lei è di tutte quelle che gli capitano davanti, perché pensava, forse ha ragione, che se tifa tutte le squadre, tutti i tifosi di tutte le squadre votano lei, non ha capito forse che la gente non è scema. Poi non potrebbe, perché i radicali picchiatori non fanno entrare quelli della lista. È notorio. No, certo, poi c'è questa cosa che lei ha ripetuto più volte, però su cui di questo risponderà nelle aule dei tribunali, e poi non mi far finire in modo così serio. Speriamo che il congresso finisca come iniziato, così bene, e che poi si festeggerà anche lunedì sera in questo Roma-Juventus. Alla grande.